13.000 metri quadri, 6 livelli e 35 metri d'altezza. Oggi, all'appuntamento con Expo 2015, parliamo di casa nostra, il Padiglione Italia. Un palazzo costituito da 4 blocchi, immaginato come un albero che libra rami e chioma verso l'alto. Limite, bellezza, saper fare e futuro. Questi i 4 livelli, le 4 potenze che, nel bene e nel male, caratterizzano il nostro paese e la nostra cultura. Si comincia dal saper fare con 21 storie esemplari, una per ogni regione italiana più il Vaticano, di persone che si sono contraddistinte nella realizzazione di progetti inerenti alimentazione e ambiente. 21 piccole sagome in 3D riproducono fedelmente i lineamenti di tutti i personaggi. La mia terra, con quei monti a ridosso e il mare così vicino, doveva produrre un olio straordinario. La bellezza si manifesta con la Sala degli Specchi, la sala più spettacolare di Palazzo Italia. Pareti, soffitto e pavimento riflettono senza sosta immagini mozzafiato da tutti gli angoli della nostra penisola. L'unica cosa da fare è lasciarsi travolgere dai panorami di un'Italia bellissima. Il terzo piano è dedicato alla potenza del limite e a quella del futuro. Due parole apparentemente contrastanti, ma in realtà accomunate dall'abilità tutta italiana di dare il meglio nelle situazioni più proibitive. Qui si trovano anche le postazioni multimediali con cui è possibile firmare la Carta di Milano. Il documento annunciato come eredità culturale di Expo 2015, che richiama ognuno ad assumersi le proprie responsabilità per garantire il diritto al cibo alle generazioni future. Italians do it better, dicono gli stranieri di noi. Di certo, con lo stand di Palazzo Italia, non abbiamo tradito le aspettative. Alla prossima, con le news direttamente da Expo 2015.